Ciao! Benvenuti in questo nuovo video post ancora dedicato al concetto di amore. In questo video post voglio associare a questo concetto, all'amore, la simbologia del cuore. Questa simbologia è sempre stata collegata all'amore. Ma che cos'è il cuore? Vediamolo dal punto di vista corporeo, dal punto di vista fisico e puramente virtuale. È una macchina che porta il nutrimento a tutto il nostro corpo, a tutte le cellule del nostro corpo. Quindi la sua funzione è quella di raccogliere dentro di sé tutta una serie di informazioni nutritive e di creare questo interscambio informativo tra il mondo esterno ed il mondo interno, che noi percepiamo come mondo esterno e mondo interno. Questo interscambio non è altro che il nutrimento per la nostra corporeità. Questo dal punto di vista corporeo, ma per quanto riguarda la simbologia associata, cioè una visione più astratta del cuore, questo viene visto come una sorta di punto di sintesi, un punto in cui avviene in un mondo virtuale, in una zona precisa del mondo virtuale, avviene una sorta di sintesi, una sintesi della temporalità e della spazialità. In realtà in questo punto, da questo punto, comincia a partire il nutrimento effettivo della nostra psiche. E quindi, in termini, diciamo, un po' più comuni, l'amore noi lo sentiamo principalmente nel cuore e il cuore lo diffonde in tutto il nostro organismo e anche in tutta la nostra psiche. Quindi c'è questa diffusione dell'amore che parte appunto dal punto di sintesi. Anche il cuore, dal punto di vista corporeo, è esattamente diviso come lo è il nostro cervello, e la divisione però ha una funzione molto particolare. La divisione serve per far sì che ci sia una rigenerazione delle informazioni presenti all'interno del nostro corpo con le informazioni che provengono all'esterno del nostro corpo. Quindi è una pompa che manipola le informazioni, porta il nutrimento e fa sì che la macchina corporea, che il veicolo corporeo sia praticamente in vita, perché questa è una distribuzione di informazioni, è una distribuzione, un'elaborazione di informazioni, perché poi le informazioni di scarto verranno reimmesse nel sistema virtuale e così si creerà il ciclo di vita. La cosa importante è che questo ciclo di vita che noi vediamo dal punto di vista virtuale con la corporeità, quindi associato al concetto di cuore che distribuisce il nutrimento, c'è tutta la nostra fisicità, perché il nutrimento viene distribuito all'interno di tutta la nostra fisicità ed è un organo molto importante proprio perché è l'organo principale del nutrimento. Da questo punto di vista ci dobbiamo rendere conto che la stessa diciamo simbologia astratta tiene conto di questa simbologia corporea. Allora, qual è la differenza che noi possiamo notare? Che questo meccanismo, se visto soltanto dal punto di vista virtuale, è la virtualità che alimenta se stessa. Se vediamo invece lo stesso discorso dal punto di vista dell'essere profondo, ci rendiamo conto che il feedback, che non è altro che una sorta di nutrizione evolutiva del nostro essere profondo, funziona nello stesso modo. Anche il nostro essere profondo non tiene conto delle categorie di spazio-tempo, ha operato, anzi è la sintesi, ed è quindi come se fosse il nostro cuore pulsante di vita, il nostro cuore reale. Quindi noi abbiamo un cuore corporeo ed un cuore reale. Il cuore corporeo, che è all'interno della virtualità, nutre il veicolo che invece è mosso, è animato dal nostro essere profondo, e grazie a questo veicolo corporeo il nostro essere profondo può esperire la sua esperienza coscienziale all'interno della virtualità. A questo punto la cosa fondamentale da capire è che quando noi riceviamo le informazioni dal nostro essere profondo e il nostro cervello, abbiamo detto, le divide, essendo un'antenna corporea di ricezione di queste informazioni, le divide in informazioni emotive e in informazioni del sentimento,
cioè queste due informazioni noi le sentiamo sempre pulsare all'interno del nostro cuore. Cuore che trasmette poi tutte le informazioni di pulsazione, di movimento, di vibrazione di queste informazioni a tutto il nostro organismo. E noi associamo tutte le nostre emozioni, tutti i nostri sentimenti, tutte le nostre sensazioni a questo, in questo punto. Le vediamo focalizzate in questo punto. Probabilmente il nostro essere profondo può operare in questo scambio informativo con la virtualità proprio l'interazione, proprio a livello, in un livello di sintesi che noi visualizziamo nella proiezione come cuore fisico, e che in realtà è il nostro cuore centrale, che è appunto il nostro essere profondo. Quindi come il nostro cuore fisico dà nutrimento a tutta la fisicità, così l'essere profondo, attraverso le sue informazioni, attraverso il suo scambio informativo con la virtualità, esercita appunto questo feedback con tutto il suo universo creato. Ciò che identifichiamo come il creatore sia in relazione con la sua creatura. Osservi la sua creatura e evolva nell'osservazione, nella sperimentazione con la sua creatura. A questo punto si rende conto di che cos'è veramente la limitazione formale, perché il corpo non è altro che un dare forma a tutta una serie di potenzialità che sarebbero inespresse, sarebbe comunque un non essere se non si manifestassero, perché se non si manifestassero non si evolverebbe l'essere umano e non sarebbe appunto un essere umano. La sua umanità sta nella fisicità, nella sua corporeità, nella sua esperienzialità sensoriale, e il suo essere invece è il punto, il cuore di tutto. Quindi abbiamo due cuori, un cuore virtuale ed un cuore reale. Ma siccome il cuore virtuale non è altro che la proiezione del cuore reale, da questo punto di vista noi dobbiamo operare un'integrazione vera e propria. Tutto deve coincidere in un unico punto in cui si dissolvono le categorie di spazio-tempo, e l'integrazione non è altro che la capacità di fondere diversi tipi di informazioni senza evitare di comunicarli. L'amore è la capacità appunto di creare questi collegamenti, e tutto ciò che tiene unito questo universo, ed è anche tante cose, perché chiaramente non possiamo qualificare il nostro essere profondo, né tantomeno possiamo quantificarlo, perché il concetto di qualità e il concetto di quantità risiedono nelle categorie spazio-temporali della virtualità. Quindi la virtualità può essere misurabile attraverso la qualità e la quantità, attraverso giudizi di merito o giudizi di misura, mentre il nostro essere profondo non può avere questi parametri, e non avendo questi parametri non è soggetto ad alcuna forma di giudizio, ed è operata in questo cuore reale la sintesi di tutto. La cosa più importante che esce da questo, diciamo, discorso è che l'amore a questo punto è esattamente in tutto, in tutte le persone, in tutte le cose, in tutta la creazione che proviene dal nostro essere profondo. Siamo noi che dobbiamo metterci di volta in volta in relazione con la nostra creazione per tirar fuori l'amore, perché se non esce questa informazione amore è perché stiamo ponendo delle barriere, stiamo dando forma a qualcosa che non può avere forma. Ci vediamo al prossimo post, alla prossima volta. Ciao ciao!